Vai, perfetto. Ciao. Nuovo bar, bar, barista, barista. Stefano Regini, il barista. Uno come me, come lo vedete, io si sa bar ancora. Bene, sicuramente non ordinerei. Allora, sicuramente non ordinerei, direi, faccia lei, guardi. Vieni, dici, guardi, però mi fa un caffè, per favore. Farei il solito. Il solito. Il solito, e poi il solito fai te, insomma. Sto facendo le felicità, già mi vado a prendere il giornale, perché abbiamo quello di ieri, chiari. È una giornata. Di me. Lunga. C'abbiamo quello di ieri. C'abbiamo quello di ieri. Allora. Oh. Pasqua. La stagione inizia a rallentatore. È in moviola. Bella moviola. La stagione di Pasqua inizia a moviola. Perfetto. Inizia a rallentatore. Aperto solo il 25% degli hotel, attesi pochi turisti. Sta a vedere. Se il Tirreno dice che sono pochi, vuol dire che sono pieni. A parte questo tempo, voglio dire. Però, dai. È ancora freddo e la crisi in Tescai ha prodotto un calo degli arrivi di turisti svizzeri. Cazzo. Mi stai aperta. Gabbia aperta, uccello morto. Vuoi dire? Amici miei, amici miei, amici miei. Via, oh, è iniziata, via il progetto per il decoro delle rotatorie. Fiori colorati. Oh, io sento le favate, mi salza la cima. Fiori colorati. Prego. Buongiorno. Arriva subito. Da prendere il giornale. Da prendere il giornale. Buongiorno. Saluta, sei in diretta, su di quel bancio, attenzione. No, cosa ne pensi? Fiori colorati, cartelli informativi all'ingresso delle città. Quindi questa è la rotonda che c'è davanti a... Ma che ci hanno messo? Alla COP. Sì. Dov'è? Tesoro Tisei. Tesoro Tisei. Come Tesoro Tisei? Viale Tesoro Tisei e Viale Zamberi. Eh sì, dietro c'è la COP. Ma c'è... vedere la bruttezza della... Non mi ha visto, sono passato, non mi ha visto. Sono già volati i gabbiani. Ci hanno messo gabbiani, ma se mi sono già volati, perché io non l'ho visto. Ok, poi... Nel tempo il Tagliaferro va a sapere dove andare a prendere i giornali, secondo me dove sarà Portoferraio. Oh, gli amici dell'Anima Project. Chiede un cambio di passo ai sindaci urbani. Da troppo tempo si riscontra l'indifferenza e l'incuria delle istituzioni. Vertice in prefettura, logicamente. Ah, è importante questo qui. Hanno sbagliato. Sì. Hanno perso questo mio. Questo mio. Ma questo lo conosco, sai. Ma non lo ricordo. Secondo me, anche la Tagliaferro, vai. E dicono. Dicono che è stato visto. Pesche. Oh. Dicono che è stato visto all'Isola d'Elba, perché anche a me, però non mi ricordo che spazio tempo l'ho visto all'Isola d'Elba. Ma lui ci veniva spesso, eh. Però dice che è stato visto in questi giorni con uno qui dell'Elba. Quindi se per caso mi capita di vedere questo che si chiama Pierluigi Bellucci, mi raccomando, mi dite Mira Bellucci che ti stanno cercando in capo al mondo. Hanno fatto un gruppo su Facebook, torno a casa. Ah, torna a casa, mi ricordo come. Caccia torna a casa. Un fai gruppo. Ciccia. Ciccia perché era cicciato. Ciccia, ciccia. E con immenso dispiacere e con profondo rammarico abbiamo appreso la notizia della quasi certa mancata partecipazione dell'Elba ai giochi delle Isole. Non si fa. Ok. Hai visto? Riunione dei marinai all'Elba, la siamo i marinai, eh? Carina. Ok. L'Alpini può anche venire, però è un posto più da marinai. Oh, qui c'è, il Lions Club ha fatto un incontro con Guidare, un giornalista esperto di finanza, ha parlato delle nuove professioni. Bene. Non ce ne so. Levato quello di ieri, passiamo a quello di oggi. Sì, visto, a parte, purtroppo, sono passato attacco io. Le sapete tutti. Oh, oh là là, oh là là, fuori con Babbo. Quanti ce l'abbiamo, no? Ecco qui. Ah, questo qui infatti, per Luigi Bellucci non risulta, cioè, risulta sempre scomparso, speriamo insomma che... Ma io ho letto che c'è... Sì, sì, è stato dall'85 al 2000 tra Rio Marina... No, ma io lo ricordo, cioè, ma comunque una persona faccia... girava anche Sciuga, insomma, era un personaggio conosciuto, via. Però insomma si dice, si narra che l'abbiano visto giovedì, quindi giovedì ora... All'Elba, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Giannullo e nipote, buongiorno. Giannullo e nipote, quindi. Come lo vedete, se lo vedete, lo fermate e gli dite, mira. Guarda che ti stanno cercando. Ti stanno cercando a mezzo mondo. Poi c'è Glicale. E qui lo vedono da soli, c'è un tempo oggi, è trovata, fa schifo. Oh. Doppio di simbiate. Giustamente le discariche abusive dentro i confini del parco nazionale. Ma secondo me è un bene. Sì. Perché se fosse al di fuori dei confini le lascerebbero lì. Essendo all'interno dei confini del parco nazionale, il parco dice cazzo, e che viene a scaricare proprio nel parco nazionale. E là le pulisce.
se li mettevate fuori, diceva il corpo nazionale, non è, è fuori confine, ci pensi qualcun altro. Bella sta palla, sai, sta bene. Ma ci metti un po' di balsamo? Nulla, nulla, cioè la lavo naturalmente, la pettino. Così dei prodotti specifici? No, 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 no. Esatto. Dicevo, quindi se scaricate fuori il parco, rimane lì. Scaricate nel parco, logicamente si interviene. Cioè non l'hanno fatto apposta a scaricare nel parco. Bene, cioè mi ha aiutato, capito? La zecca in Parlamento, andiamo? No, il problema è questo periodo di disastro, ISIS, foresi. Vabbè, non sai che a noi sto nome, mi sento male. Ecco, la zecca in Parlamento. Ma hanno fatto, cioè, con tutti i problemi che ci sono, avete mandato un Parlamento. Sì, quel cavolo di buco che ci avete a Marciana. La secca. Buongiorno, la ciglia. Un ipocioso. Cioè in Parlamento. Ma secondo voi? Non ce la fanno a portare in Parlamento il fatto che le navi, per tutti, cioè tutto questo casino sulle navi, sui trasporti, su, ma portiamo un Parlamento se la uno secca. È una zecca, è una zeccaccia proprio questo problema. Dice uno, non è zecca che sei. Ma non è zecca te, porca miseria te. Ok, Corico Babbo. È un successo della caratteristica. Ah, carino, vedi? Non potevo partecipare perché c'era un problema alla gamba, se no avrei corso anch'io. No, io non c'ero proprio. No, io avrei partecipato. Ma quando c'era? Domenica mi sembra. No. Allora, bella, comunque, una bella iniziativa. Era fuori col babbo. Fuori col babbo, se la metti fuori con i figlioli di me. Poco ma sicuro. Ah, cioè non è che ci vuole qualcosa. Rio Marina, finanziamento del ministero per un porto più accessibile. Dov'è? Chi? Rio Marina. Anche perché prima di tutto è Porto Ferrari. E Porto Accessibile come sarà? Come va il accessibile? Buongiorno. Buongiorno, si accomodi, guarda, si accomodi il nostro porto, è bellissimo. Guarda bene. Senti, io parlo anche di esse. Ah, sulla pagina dell'edicola. Allora, è finita la campagna crowdfunding dei token di Equiteta. E siamo contenti. Crowdfunding è quella cosa che voi date i soldi. Finanziate il progetto. Quindi è stata fatta la prima. Non siamo troppo però, visto le percentuali. Ah, non lo so. Non lo so. Non lo so, io non ho perso, le percentuali non le conosco. Diceva che su 1000 euro si sono presi il 10%. Poi gliela famo noi che è l'edicola. Non è tanto. Per un modico. Insomma, è abbastanza. Lei che lavora in banca. Però è una bella percentuale. Il 10% mi sembra grande. Una bella percentuale. Io su 100 euro. Sicuramente il percentuale iniziale è 100%. Il 10% è... Mi sembra una cazzata, non lo dico. Però è stata fatta. Quindi c'è la prima biblioteca pubblica a capolivere il CEP. Grazie a questi ragazzi. No, nel piccolo abbiamo contribuito. No, sono avanti. Poi c'è un'altra. E c'è un corso, mi sembra, di a Progetto Giovani, che ce l'ha... Sì, Carlo Rampini, della musica rock. Della musica rock. La canzone ha chiesto anche a me. Sì, quindi ci sarà proprio un incontro dove si parlerà della musica rock. La storia della musica rock è importante perché buongiorno, la storia della musica rock ormai entra a far parte quotidianamente della nostra cultura. Quindi bella sta cosa qui. Ci saranno anche suoneranno. Poi ragazzi, ringraziamo a Tiglio Cavassa in arte Carlo Rampini, sì, che lui quotidianamente è molto aggiorna. No, per più. È un aggiornate, un simpatico rompipalle, però è. Anzi, guardate, aggiornate, che a volte ci sfuggono queste cose, quindi davvero è una cosa bella. Però Cavassa ci ha fatto un cazzo in più, però per quello va. Ogni tanto Simone Melini, vogliamo spendere due parole su Simone Melini. I suoi scemi e sono senza voce. I suoi gli editoriali di Simone Melini ormai sono speciali, li metto sempre su edicola perché sono speciali editoriali da Simone dall'isola dall'altra parte del mondo, from Brasile, come vede dall'altra parte del mondo, questo occhiale fotonico bagliaraiello fantastico. Mi ha detto, dice, scusa se a volte sono un po' troppo pulito, sono messo anche troppo leggero. Sì, no, manca a me, lasciatemi, io non faccio. Vai tranquillo, è una pagina libera. Dice, tempo fa mi ha mandato un messaggio, l'allievo supermaestro di visualizzazione, no? E io stavo suonando, che ho visto il messaggio, ho letto, ho messo giù, poi mi è passato di rispondere il giorno dopo. Ma ti sei offeso? Io scherzo. No, Simone, non mi offendo. A volte per farmi capire che è suonato, perché mai non me lo ricordo. Gli faccio i video, gli mando il file. Mi manda il file audio, sento lui che Gianna, non e fa questo, capito. E lui capisce, non posso rispondere perché. Beh, il telefono mi sta telefono suona, abbiamo fatto il nostro, siamo a 9:50. Noi vi ringraziamo tutti. Arrivederci. Un abbraccio. Buon grecale.